Cari quadisti, domenica mattina ed eccoci nel box del team RZ con la preparazione della moto di Edgar, numero 95. Vediamo i preparativi per l'ottimizzazione del mezzo per la gara. Signori, è di fondamentale importanza in una gara di europeo e comunque anche in una gara di italiano, come potete vedere. Gara 1, pneumatici nuovi posteriori, perché è fondamentale recuperare anche il minimo decimo. E vediamo il team RZ di Emanuele Giovannelli, che stanno tutti lavorando sull'ottimizzazione di ogni singolo mezzo. Non ci abbiamo lavoretti. Problemi di corrente, ma ciò non ferma. Le squadre corse sono comunque upgradate per poter effettuare tutti i lavori con percussori a batteria anche in caso di cavi di corrente. Vediamo il capo meccanico del team RZ in pista, il grande Baracca, che sta effettuando l'installazione del pneumatico anteriore sinistro. Gold Speed blu, quindi le Gold Speed morbide da pista, grande attenzione anche nell'invito dei dadi. Facciamo lavorare Baracca perché potrebbe ucciderci se lo disturbiamo. Sta rifinendo le rifiniture. Passiamo al mezzo. Mezzo ogni volta che viene in pista, i team numero 1 praticamente lo controllano in tutto. Come potete vedere, perfettamente pulito, smontato ammortizzatori anteriori, posteriori, controllato ogni singolo mezzo, cuscinetti, asse, assale, tiraggio, catena. E come potete vedere, un meccanico installa le ruote. Il nostro team manager Emanuele Giovannelli, dopo l'installazione delle ruote, fa il giro conclusivo per verificare il serraggio dei dati e la pressione giusta dei pneumatici. Ognuno ha il suo compito, signore. Veramente professionalità in queste azioni. E anche Mastro Nardi partecipa, essendo del team RZ, alla preparazione del mezzo di Edgar. Come quando Mastro Nardi deve entrare in pista, tutto il team, il main team RZ con Emanuele Giovannelli, si mette a disposizione per le ottimizzazioni. Vediamo un rappresentante del team di Martin Lisca. Anche Martin Lisca corre con le moto di RZ. E allora, cosa ne pensiamo di queste moto di RZ? Non so, visto che sono sempre buone, tutti preparati. Ma la birra del team di Martin Lisca ieri sera ha fatto morti. Io sono uno tra questi. E come va, Martin? Bene. Previsioni per la gara, meglio che nelle qualifiche, più competitive, che comunque nelle qualifiche è ottimo tempo, Di Marti. Sì, sono tutti molto lì, sono i primi tre che sono un po' più staccati, altri sette sono tutti in fila quasi. E poi c'è da vedere se quei temponi dell'1.52 e 1.53 possono essere ripetuti in 35 minuti di gara. Esatto, bisogna vedere quello lì, sì. Perché c'è anche... poi le qualifiche, sai, quando lui corre con se stesso non li va, quindi sì. E lui c'è, ha bisogno di anche... altri concorrenti. E poi tra qualifiche e warm-up c'è anche una maggiore conoscenza del pilota della pista, perché è una pista nuova comunque per gli stranieri che vengono. Esatto, perché tutte le piste che veniamo per prima volta praticamente. Sì. E quindi abbiamo un Martin Lisca che si propone ancora una volta per il podio, parte full gas. Basta fare la bella partenza, poi dopo il resto viene da sé. Viene da sé, esatto. Grande, in bocca al lupo al team Martin Lisca per la competizione, ci vediamo dopo gara 1. Grazie, grazie. E signori, questo è... ecco, vediamo anche Sallustri che arriva. E veniamo al nostro Baracca, grande Baracca. Che operazioni hai fatto di controllo per questa gara 1, questa manche 1 dell'europeo al mezzo di Edgar?
Niente, abbiamo ingommato di nuovo, adesso diamo una controllata. Traduciamo tecnicamente, ingommato in linguaggio gare significa sostituzione delle gomme. Esatto. E ripristino con materiale nuovo mai usato per sfruttare anche i primi metri, quindi esatto, quando la gomma la partenza per... ha proprio lo scalino 90, la gomma sì. nuova ha una trazione superiore esatto. proprio la prima volta che viene usata. Faccio io. Grande baracca, poi per il resto tua moto tutto a posto? No, controllo generale di tutta la moto, del quad, che sia tutto a posto. Preoccupazioni per le grandi botte che si pigliano quando i piloti tentano il tempo e allungano i salti atterrando sul piano? No, no, tutto sotto controllo. Come nuova, via. Grande baracca, in bocca al lupo. Grazie. Ti lasciamo il tuo lavoro. E adesso vediamo, come abbiamo detto prima, Emanuele Giovanelli che si sta buttando sulla ottimizzazione, sulla rifinitura del mezzo di Dino Genitoni che partecipa alla QX2. È l'ottimizzazione dei mezzi. Franco Fratton del team Extreme Tech è appena passato per verificare il settaggio delle sospensioni e comunicare gli eventuali innovazioni o nuove regolazioni. E adesso concludiamo dal team RZ e ci spostiamo in pista per seguire la gara 1 della QX3. Signori, dalla domenica mattina a San Severino Marche, italiano quad cross ed europeo quad cross, dal team RZ, un saluto dal Fero e un arrivederci al prossimo articolo sulla QX3. Emanuele! Cosa stai controllando le sospensioni ad aria? Un particolare, queste sono le nuove sospensioni ad aria dell'Extreme Tech, sono senza molle esterne, il modello Tech 4. E Dino Genitoni preferisce questo tipo di sospensioni rispetto alle tradizionali, sospensioni che sono state evolute nel 2011 direttamente da Emanuele. Emanuele, due paroline su questo nuovo tipo di sospensioni. Una sospensione molto valida, ovvio che ti devi abituarti un po' a una guida diversa perché devi girare molto molto duro perché sennò tendono un po' a rollare. Però ti aiutano veramente tanto in termini di fatica e di stabilità delle buche. Particolarità della possibilità di regolazione dell'interasse tramite la pressione, molto positiva per un team. Certo, diciamo che con poca fatica riesce a farti un po'. Cosa vi spieghiamo nella pratica, e con una sospensione tradizionale per poter regolare l'interasse delle sospensioni un team dovrebbe smontarle e cambiare la sospensione. Con il modello Tech 4 invece è possibile, con questa pompetta d'aria che Manuele sta utilizzando, dare l'interasse desiderato alla sospensione anteriore. E questo è importante. Emanuele, in bocca al lupo per la gara, per i tuoi piloti, e un arrivederci dopo gara 1. Grazie, saluti.